In questo video chiariremo come il piano Rigenerazione Scuola all'interno del piano nazionale Ripresa e Resilienza possa dare suggerimenti per un ripensamento della nostra scuola in considerazione delle sfide che i nostri studenti nei prossimi anni saranno chiamati ad affrontare. Il piano Rigenerazione Scuola all'interno del piano nazionale Ripresa e Resilienza, infatti, può costituire un valido riferimento per una progettazione educativo-didattica meglio orientata ai principi della sostenibilità e della responsabilizzazione ecologica. La rigenerazione della scuola a cui rimanda il piano riguarda nello specifico quattro pilastri: la rigenerazione dei saperi, la rigenerazione dei comportamenti, la rigenerazione delle infrastrutture e la rigenerazione delle opportunità. Con il piano Rigenerazione Scuola, il Ministero dell'Istruzione intende attuare gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU e accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell'attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti dall'insegnamento di educazione civica. Con l'articolo 10 del Decreto Legislativo 196-2021, il piano Rigenerazione Scuola entra a far parte di diritto dell'offerta formativa delle scuole. Nella fase di elaborazione, quindi revisione, integrazione del piano dell'offerta formativa per il triennio 2022-2025, tutte le scuole possono inserire fino al termine delle nuove iscrizioni, quindi presumibilmente fino al gennaio 2023, nel curriculum d'istituto le attività relative ai temi della transizione ecologica e culturale, collegandole ai quattro pilastri e agli obiettivi di rigenerazione, che sono sociali, ambientali ed economici. Ma focalizziamo adesso l'attenzione, come esempio, su un pilastro, per esempio sul pilastro 1, rigenerazione dei saperi. E questo pilastro può essere valorizzato all'interno del piano triennale dell'offerta formativa mediante l'implementazione delle attività dell'educazione civica e di cittadinanza digitale, con particolare attenzione alle attività didattiche legate alla sostenibilità dell'ambiente, alle attività di educazione alimentare, di educazione alla salute e di educazione alla legalità. Pertanto, si potranno realizzare progetti e attività di educazione ambientale con i docenti della scuola, ma anche con il supporto di esperti esterni, quali gli esperti della Green Community, una rete di soggetti pubblici e privati di rilievo nazionale e internazionale, che si è messa a disposizione di tutte le scuole per supportarle nella realizzazione delle iniziative di rigenerazione. Attività didattiche legate alla sostenibilità e all'ambiente non possono non fare riferimento alle interazioni tra l'ambiente naturale, i modelli di società, le culture, le istituzioni, i sistemi economici. Quindi un approfondimento su questo tema coinvolge tutti gli insegnanti del consiglio di classe di tutte le discipline che in sinergia tra di loro e con gli esperti esterni, possono realizzare ambienti di apprendimento nei quali gli studenti apprendono informazioni, elaborano concetti, riflettono sugli stessi, ma allo stesso tempo sperimentano comportamenti virtuosi che si auspica diventeranno stili di vita stabili. È necessaria quindi una consapevole sinergia tra tutti i componenti della società, ciascuno secondo il proprio ruolo, a partire dallo Stato per finire ai singoli cittadini, con particolare attenzione alla scuola, per garantire la sostenibilità delle risorse, i nostri beni comuni e la sostenibilità sociale e minimizzare le ingiustizie sociali. Questi e molti altri suggerimenti potrete trovare nel corso Rigenerazione Scuola nel piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025.